Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Se i cattolici sapessero che con il venir meno della famiglia cristiana, cattolica, con il venir meno delle virtù cosiddette domestiche, appunto, le virtù dell'amore coniugale, dei coniugi fra di loro, delle virtù poi dell'educazione verso i figli e le virtù dei figli verso i genitori, ebbene non era bisogno di fare un family day, bastava praticare la virtù, e la virtù con mille miglia d'anticipo arginava quelle oscene, orrende perversità contro le quali adesso certamente poi ci si batte, ma ci si batte contro il gender, contro l'aborto, contro tutte queste orrende cose, ma muniti di quali armi? Di queste virtù domestiche, ripieni e rivestiti di questa umiltà che praticava il Dio fattosi uomo verso sua divina madre, che con umiltà accettava di comandare a Dio, perché così è. È la stessa cosa per San Giuseppe, che si sapeva creatura posta da Dio a comandare a Dio. E Dio, dopo aver spiegato ai suoi genitori da essere umano, io devo attendere alle cose di sono mio padre, torna a casa e in umiltà si sottomette a questi genitori e in umiltà ubbidisce. Queste sono le vere armi che arginano ancora prima di esistere la perversione che stiamo vivendo in questa società, e siamone ben certi, è l'unica arma che vincerà anche la perversità regnante nelle nostre società. E questa è l'arma che vincerà l'eutanasia, il gender e la morte. Nient'altro. Sarà diaboliche ispirazioni neocatecumenali che poi ispirano un essere, non si sa sapendo da dove viene, a trascinare 2 milioni di gente in piazza per protestare. Sì, a termine immediato magari tale legge sarà modificata, non sarà così grave come doveva essere, beh sì, ma quelle energie, cari figli, quelle energie impiegate nel preparare, diffondere un family day, le corriere, i biglietti, il trasporto, i pranzi, le telefonate, tutte queste energie, cari fedeli, impiegate dalla stessa gente che andava là a voler praticare queste virtù. Ah, mi permetto di dirlo, un sacrificio molto più gradito a Dio che non la più riuscita giornata di tanto. No, il vero Family Day è la festa della Sacra Famiglia, e i veri leader per la battaglia della famiglia si chiamano Maria, Giuseppe e Gesù, e uno di questi è Dio. E allora è questo anche, e ogni anno, cari fedeli, lo rileggiamo, diventerà forse un'abitudine, ma così buona, di leggere l'omelia di San Bernardo Abate per trarne spunto e incoraggiamento a voler anche noi praticare la virtù, anche noi voler essere sottomessi, anche noi desiderare l'umiltà, desiderare la sottomissione.
Gesù Cristo desiderava sin dal primo istante della sua concezione, dopo aver passato un lunghissimo momento di azione di grazia, di essere diventato uomo, aver ricevuto la natura umana, il desiderio di sottomettersi al Padre, di servirlo, fino a dare la sua propria vita. Abbiamo ancora nelle orecchie le parole dell'Epistola di San Paolo. È tutto, sono due punti d'organo fissi, tonica e dominante di tutto questo complesso di virtù, è l'umiltà e la riconoscenza. In questo intervallo vi è tutto il resto. Allora dice San Bernardo, e stava loro sottomesso. Chi stava sottomesso e a chi stava sottomesso? Un Dio a degli uomini, sì, il Dio cui sono sottomessi gli angeli, cui obbediscono i principati e le potestà, stava sottomesso a Maria, e non solo a Maria, ma anche a Giuseppe, a cagione di Maria. Ammira dunque l'uno e l'altro, e scegli quel che ti pare più ammirabile, se la benignissima condiscendenza del figlio o la gloriosissima dignità della madre. Da ogni parte stupore, da ogni parte miracolo, che un Dio obbedisca a una donna, e un'umiltà senza esempio. E che una donna comandi a un Dio è una sublimità senza uguale. Nelle lodi riservate ai vergini si canta in particolare che essi seguono l'agnello ovunque vada, ebbene, di quali lodi non giudicherai degna chi gli va anche dinanzi? Uomo, impara ad obbedire. Uomo, homo, maschio, femmina, padre, madre, figlio, figlia, dipendente, non dipendente, operaio, non operaio, uomo, impara ad obbedire. Terra, impara a sottostare. Polvere, impara a sottometterti. L'Evangelista, parlando del tuo autore, stava, dice loro, sottomesso, cioè senza dubbio a Maria e a Giuseppe. Vergognati, cenere orgogliosa. Vogliamo sentircelo dire da qualchedun altro. Prenderci ciascuno di noi, con nome e cognome, chiunque siamo, celebrante compreso. Vergognati, cenere orgogliosa. Un Dio si abbassa e tu ti esalti. Un Dio si assoggetta agli uomini e tu, cercando di dominare gli uomini, ti metti al di sopra del tuo autore, perché è così. Quando io cerco di dominare il prossimo, io mi metto al di sopra di Dio, che si è fatto reso ubbidiente. O se Dio, allorché penso così, si degnasse rispondermi ciò che, riprendendolo, rispose al suo apostolo: va lontano da me, Satana, perché tu non comprendi quel che è di Dio. Ma mica San Pietro gli ha detto: dai, andiamo a rubare, facciamo qualcosa di cattivo. San Pietro voleva semplicemente che il suo ammirato non soffra male, e riceve la risposta: va diritto a Satana. Se non fosse stato Gesù Cristo, uno diceva: beh, un momento di impazienza. No, non esisteva un momento di impazienza in Gesù Cristo. La sola minima allusione di fare qualche cos'altro di quello che vuole Dio, seguendo la natura, è di Satana. Va diretto, Satana, gli dice Gesù al suo amato Pietro.
Va lontano da me, Satana, perché tu non comprendi quel che è di Dio. Non comprendi quel che è di Dio. Poi San Pietro ha avuto la ragione di capire l'ammonimento e si sarà detto, allora c'è qualcosa che non capisco. Ma già capire che c'è qualcosa che non si capisce è già 51% della lezione fatta. Perché allora dico, ah, allora forse devo tacere, inchinare il mio occhio verso Dio e chiedere, cos'è che non so? Me lo vuoi dire? Ah, lui dirà, bene anima, ti sei messa a tacere e finalmente tacendo apri l'orecchio e io ti posso parlare. Prendi il Vangelo, prendi l'imitazione di Cristo, prendi la vita di un santo e vedrai cosa ti ho da dire. Sì. Difatti, ogni volta che desidero preminenza fra gli uomini, ogni volta mi sforzo di passare davanti a Dio e allora veramente non sento quel che è di Dio. Che di Lui ha detto e stava loro sottomesso. O uomo, se disdegni di imitare l'esempio di un uomo, certo non sarai indegno di te seguire il tuo fattore. Eh sì, perché San Bernardo dice subito, chiaro, anch'io mi sottometto subito alla Santa Vergine e a San Giuseppe, facile, due santi, anzi. Però, appunto, qua non è un uomo che si è sottomesso, qua è un Dio. Se non puoi forse seguirlo dovunque vada, degnati almeno di seguirlo fin dove egli volle discendere per te. E ora San Bernardo mette ancora più in risalto questa umiltà, ricordiamoci, paragonandola alla verginità e spiegando come senza umiltà anche la castità la più perfetta non vale niente. Se non puoi camminare per il sentiero sublime della verginità, segui almeno il tuo Dio nel sentiero sicurissimo dell'umiltà. Piccola indicazione per la scelta della vita, eh? Devo consacrarmi a Dio o non devo consacrarmi a Dio? Non lo so perché non ho veramente grande ispirazione che me lo dico. No, è molto semplice. La migliore via è quella di consacrarsi a Dio. Se lo puoi, fallo. Se non puoi, non farlo. Sposati. Se non puoi camminare per il sentiero sublime della verginità, segui almeno il tuo Dio nel sentiero sicurissimo dell'umiltà. E se uno, anche dei vergini, devierà da questa retta via dell'umiltà, a dire il vero, neppure essi seguiranno l'agnello ovunque vada. L'umile che è macchiato, sì, segue l'agnello. Lo segue anche il vergine orgoglioso, ma nessuno dei due lo segue dovunque vada. Perché né il primo può elevarsi alla purezza dell'agnello che è senza macchia, né il secondo si degna di scendere alla dolcezza di questo stesso agnello che ammutolì non solo davanti a chi lo tosava, ma ancora davanti a colui che l'uccideva. Non pertanto il peccatore, umiliandosi, ha scelto una parte migliore dell'orgoglioso vergine, essendo che l'umile soddisfazione di quello lava la sua immondezza, mentre l'orgoglio di questo insozza la sua purezza. Le vergini stolti e le vergini saggi. Cari fedeli, vedete, noi qui siamo dunque istruiti sul primato in queste virtù domestiche dell'umiltà. Di quell'umiltà che poi consiste nella sottomissione. Nella sottomissione a innanzitutto a Dio, seguendo esattamente Gesù Cristo. Prima si sottomette a Dio, al punto di staccarsi dai genitori senza neanche informarli, minorenne, e va intanto dal suo padre. Poi lascia che i genitori lo cerchino per rispondere alle loro grazie normali così. Io innanzitutto devo ubbidire a Dio e insegna
nella sottomissione, nell'ubbidienza, che infatti innanzitutto noi tutti dobbiamo essere alle cose che sono di Dio. Questo vale anche appunto per il fanciullo, il bambino, la bambina che impara a obbedire appena che ha l'uso della ragione. Il genitore gli dice: guarda, tu lo fai per Dio, tu imiti Gesù Cristo che era Dio e si è sottomesso a Maria e Giuseppe, e non lo devi fare per fare piacere a me, lo devi fare perché sai che se adesso sono buono poi ricevo quello, per carità può essere, ma più il bambino cresce, più prende consapevolezza, cresce nella consapevolezza che io sottosto a Dio sottostando ai miei genitori. E così anche la moglie sottostò a mio marito che prevede, che organizza, che fa, che dispone, per sottostare a Cristo. E il marito sottostà a Dio sottraendosi dai suoi capricci per dedicarsi ai bisogni della moglie, della famiglia e di tutto. E così, unicamente con la piramide che si chiude nella punta di Dio, la piramide della vera ubbidienza umile e non il terrore islamico, rende l'humus dell'animo atto a far poi germogliare tutto il resto delle virtù. E vi ce n'è solo una, che è poi la carità, di cui San Paolo canta, e lo ricordiamo bene: quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho la carità sono come un bronzo risonante o un cembalo squillante, e quando avessi la profezia e intendessi tutti i misteri e ogni scienza, tutti i misteri e ogni scienza, non poco, no? E quando avessi tutta la fede, sicché trasportassi le montagne, se non ho la carità, sono un niente. Cenere orgogliosa arrossisci. E quando distribuissi in nutrimento dei poveri tutte le mie facoltà, faccio anche la carità, per così dire. E quando sacrificassi il mio corpo in prima linea, petto fuori, davanti al cannone, eroe, medaglia d'oro, se non ho la carità, nulla mi giova. Ma pesiamo tutte queste parole. Pesiamole bene, non sono modi di dire, come pensano i modernisti, per quelli la realtà non è realtà, ma quella che loro si inventano. In realtà, la carità è paziente e benefica, ma la pazienza non è mica una cosa detta così. La pazienza è una virtù che, per esempio, San Francesco di Sales l'ha acquisita in non meno di 30-40 anni. E quando era pubblicamente insultato San Francesco di Sales e tutti erano sconvolti che lui non rispondeva agli insulti pubblici da vescovo che lui era, lui ha detto: ma volete mica credere che io in un secondo di momento andrò a perdere 30 anni di lavoro, di pazienza e mitezza che mi sono acquisito? Preferisco farmi insultare e tenermi la mia virtù che non in questo momento perderla. Il primato della carità, che è paziente, è benefica. La carità non è astiosa, non è insolente, non si gonfia, non è ambiziosa, non cerca il proprio interesse, non si muove ad ira, non pensa male, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra del godimento della verità. A tutto s'accomoda, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Non viene mai meno. Tutto il resto passerà, ma la carità no. Ed è in questa carità che dunque poi anche San Paolo raccomanda appunto alla
alla moglie di essere sottomessa al marito come al capo, come la Chiesa, sottomessa a Gesù Cristo, e al marito di amare le mogli come Gesù Cristo ha amato loro, di non essere amari verso di loro, di non esasperare i figli con eccessiva rabbia al posto di forte, dolce autorità. E poi si raccomanda ai figli di essere sottomessi ai genitori non per piacere agli uomini, non per comprare con l'ubbidire le coccole, ma per servire Dio. Ma sono queste, cari fedeli, le virtù domestiche che il Dio che si è fatto uomo ha voluto mettere in cantiere qua su terra di 33 anni, 30 anni della sua vita. È venuto qua a piantare un cantiere che sta lavorando fino alla fine del mondo. Ebbene, 30 anni ha fatto solo quello, ha solo messo in atto queste virtù che si chiamano domestiche. Che noi tutti, per questa natura inclinazione all'orgoglio, fuggiamo come istintivamente appena si ne presenta l'occasione. Ed ecco che appunto una ventosa che tira via le occasioni di praticare queste virtù è la televisione. Io mi metto davanti e non ho bisogno di dire niente a nessuno, fare niente a nessuno, occuparmi di niente a nessuno, poi piacciono i bambini, sono zitti anche loro, perfetto, li posso mangiare tranquillo perché guardo là, è veramente il demonio in casa. E poi senza però la televisione o quando curiosamente ci si estranea da questo mondo, si inizia a toccare con mano cosa vuol dire la mancanza della virtù domestica, perché può diventare insopportabile la vita in famiglia. La soluzione è non ricalcitrare, ma chiedere umilmente queste grazie, ringraziando intanto di avere la fede cattolica che fa sì che io credo veramente che quando Gesù Cristo lo ricevo sulle mie mani è Lui e queste virtù mi dà. E poi anche lì valutando la cinica malizia della nuova religione che questa fede ha distrutto e preclude prima del nascere di queste virtù l'accesso a queste virtù, perché senza fede è impossibile accedere a Dio, per poi mandare le famiglie in piazza. Cardinalino di turno prima li incoraggia, poi quando sono in piazza li si scarica. Fatto bene. La fede gliel'avevamo tolta 40 anni fa. Adesso si lamentano che si aborta, che si uccide, eccetera. Andate pure in piazza. Cardinalino mi ha detto che andiamo, 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 il cardinalino ci protegge. Quando sono in piazza, il Papa tace, il cosiddetto Papa tace. Un cinismo di una diabolicità incredibile. Per fortuna che contro questo colosso di malizia Goliade basta il piccolo sassolino del Davide, ben lanciato. Un'anima umile e sottomessa. Cambia il mondo. Questa unica famiglia ha cambiato il mondo ed è a nostra portata di mano. E se non la facciamo nostra, e perciò se non cambiamo, meglio lasciarla chiusa, la citazione di San Paolo che dice la severità di Dio con coloro che non hanno fatto fruttificare la grazia che avevano portato di mano, parlando che e Dio poi anche vendica queste grazie non fruttificate, deve farci veramente con santo tremore e timore accedere a questa sacra famiglia e poi però chiedere con insistenza, con fiducia, con speranza queste grazie affinché la grazia trasformi la natura. Questo è proprio quello che Lutero non è riuscito a credere e poi a negare. La grazia trasforma la natura.
La grazia sana la natura, colma le lacune, è una vera vita che interviene. E allora guai a noi se scoraggiati da quello che vediamo intorno a noi, ci scoraggiamo e non vogliamo appunto continuare invece a credere nella grazia e farla fruttificare in noi, intorno a noi, che dunque questa Sacra Famiglia benedica noi, benedica le nostre famigliole, che in parte per via dei vaccini sono sempre tutti malati e fanno fatica a venire, che dunque li benedica e che li faccia crescere in grazia e in salute, nel nome del Padre, del Figlio, tanto così sia, se lodato Gesù Cristo.